Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo di sensori e dei loro formati. Essenzialmente esistono, lo saprete, due tipologie di sensori, CCD e CMOS. Subito dopo la sua nascita, il sensore CCD ottiene praticamente il monopolio delle fotocamere in commercio fino agli anni 90, mentre il sensore CMOS sembra sparire nel nulla. E la causa principale di questo fenomeno è da ricercare nella complessità costruttiva di questo tipo di sensore, che per fattori economici, ai tempi, ne limita l'espansione. E le cinecamere moderne, comprese quelle di fascia alta, utilizzano sensori CMOS, sensore che ormai è presente su praticamente tutte le fotocamere, per via dei costi minori di produzione e delle prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Un sensore ha milioni di fotositi, che equivalgono ai pixel, che attraverso il fotodiodo trasformano la luce in carica elettrica. L'insieme di queste informazioni è un segnale analogico, che viene trasformato in digitale attraverso un convertitore analogico digitale. I fotositi del sensore sono sensibili alla luce, ma non riconoscono il colore. Per ottenerlo si utilizza un particolare filtro a mosaico. Il più utilizzato è il filtro Bayer, che è la ripetizione di un pattern di 4 filtri colorati, rosso, blu e 2 verdi. Ogni colore è posizionato davanti a un singolo fotosito e per ogni 4 pixel abbiamo le informazioni sulla luminosità in arrivo su ogni fotosito, filtrato da un colore. E un algoritmo, diverso per ogni brand di camera, interpreta queste informazioni, le mette in relazione con gli altri gruppi di 4 fotositi adiacenti, compie un processo di interpolazione delle informazioni mancanti, traducendole in colore. E questo processo è chiamato demosaicizzazione o debayering. E la dimensione universalmente riconosciuta come standard è quella equivalente al formato in dotazione alle fotocamere a pellicola, il full frame, 24x36 mm. E con la nascita della fotografia digitale, per ragioni essenzialmente economiche, sono stati costruiti diversi modelli di sensori di dimensioni minori rispetto allo standard full frame. E questa differenziazione nei sensori fotografici ha portato alla nascita del termine famoso ormai fattore di crop e lunghezza focale equivalente. Inoltre, a parità di pixel, un sensore più piccolo dovrà avere dei pixel più piccoli rispetto a un sensore più grande che invece avrà pixel più grandi. E un sensore più grande permetterà ai pixel più grandi di avere maggiori informazioni rispetto a un sensore più piccolo che avrà pixel più piccoli e che quindi riusciranno a catturare una quantità minore di informazioni. Per cui, quando vedete che vi sbattono in faccia macchina fotografica con milioni di megapixel, andate a vedere la grandezza del sensore prima. Maggiori informazioni equivalgono ad avere un'immagine con una qualità più alta e un minor rumore digitale nel prodotto finale. Infatti, più i pixel sono piccoli, più sono vicini, più gli elettroni contenuti in essi interagiscono tra di loro, creando quel fastidioso problema noto come rumore di fondo. Questo è anche il motivo per cui un sensore fotografico di dimensioni maggiori con meno pixel ha una qualità d'immagine migliore rispetto a un sensore più piccolo ma riempito di pixel. Adesso vediamo rapidamente i formati di sensori più utilizzati al giorno d'oggi. Partiamo dai sensori da 1 o 2.3 pollici, tipici degli smartphone e delle GoPro, il Super 16 mm, tipico della Blackmagic Pocket Cinema Camera ad esempio. Abbiamo poi il 15.8x8.8 mm, che è appannaggio della Blackmagic Cinema Camera da 2.5K, il sensore micro 4 terzi, che monta ad esempio la Panasonic GH4. Abbiamo poi naturalmente l'APS-C, 23.6x15.6 mm, sfruttato dalle camere amatoriali e prosumer di Canon e Nikon. Ecco poi il Super 35 mm, che misura 23.8x13.4 mm, sfruttato da Arri Alexa, fino ad arrivare al full frame, sfruttato da macchine come la Canon 5D, la Nikon D780, la Sony Alpha 7, eccetera, eccetera. E infine l'IMAX, che misura ben 54.12x25.59 mm, formato sfruttato da Arri Alexa 65. Bene ragazzi, per cui il video si conclude qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. E a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!